Tu che cosa pensi, Giuseppe, di questa Io vicenda? Io penso che sia una grande operazione di sciacallaggio, lo dico senza, l'avrei detto per chiunque, anche per uno che non è Ronaldo, una grande operazione di sciacallaggio che serve a portare tanti soldi nelle tasche degli avvocati. Lo stupro per me è un'altra cosa, da quello che ho letto, è un'altra cosa, e affiancare alla parola stupro quello che è successo a Ronaldo, sempre da quello che ho letto, significa fare un torto alle tante ragazze che sono stuprate davvero, e alle tante donne che sanno dire di no. È vero che lei avrebbe detto di no a un certo punto, però mi risulta anche che non si sia rifiutata fino in fondo e non è stata nemmeno costretta con le catene, insomma. Io credo che sia una grande offesa affiancare a queste vicende, non solo a quella Ronaldo, la parola stupro sia veramente una cosa indegna, perché lo stupro secondo me è un'altra cosa, è una cosa che se ci sono tante ragazze che sono stuprate, violentate. Zazzaroni, tu hai fatto un titolo del tuo giornale dicendo, il titolo, vediamo se lo possiamo vedere, eccolo qua, Corriere dello Sport, CR Sex. Nicola, è una semplificazione, si parlava di sesso, si parlava di Cristiano Ronaldo, è chiaro, se fai un titolo un po' alla tabloid, fai un titolo del genere, secondo me ci stava come assonanza anche col CR7, ma al di là di questo, al momento ho sentito un sacco di considerazioni, un sacco di supposizioni e di opinioni personali di fronte a un unico fatto reale, concreto, inconfutabile, un pagamento di una cifra. È chiaro che di 375.000 euro, che come ricordavamo l'altra volta è esattamente la stessa cifra che fu pagata da Bourdain per Asia Argento. Ecco, questa cifra mi ha fatto porre delle domande, cioè domande di logiche, razionali, ma che non sono conclusioni. Le conclusioni non spettano certamente a noi. Certo. Cioè io volevo rispondere a Raffaella. Per quale motivo oggi, dopo 9 anni? Questa è una supposizione. Perché esce l'inchiesta di Der Spiegel e nella stagione del Me Too qualche avvocato, probabilmente particolarmente rapido, veloce, interessato, al quale si rivolge naturalmente la Catherine Maiorga, spinge affinché si possa riaprire questo tipo di inchiesta, di indagine, sulla base però di elementi che questo avvocato ha, perché è in dubbio che non è quello. Però la difesa di Ronaldo dice che le carte non sono vere. Der Spiegel dice che le carte sono vere. Vedi, siamo su un piano veramente di, non ipotesi, di supposizioni, di dati che qualcuno dice sono reali, altri sono effettivi. Ci sarà probabilmente sicuramente nelle sì, serie opportune, però scusatemi, poi siccome siccome le carte, le indagini, i soldi fino ad ora sono quello su cui abbiamo discusso per tutto il Me Too, abbiamo discusso di queste cose anche per Weinstein, abbiamo discusso per Kevin Spacey, abbiamo discusso di questo per Brizzi, che è stato in realtà poi assolto da un magistrato a Roma, archiviato in un caso e prescritto nell'altro. Purtroppo noi stiamo parlando esattamente di un processo. Mavina, buonasera, sei un contento che sei ritornata da noi, attrice, ha fatto molte fiction per Mediaset, Sara Manfuso, buonasera anche a te. Cosa ne pensi di questa vicenda? È ancora una coda del Me Too? È giusto che escano fuori queste storie o è sciacallaggio, ha detto Cruciani? Tu sai che la mia posizione insomma è sempre a favore delle donne, e soprattutto in queste situazioni insomma è giusto e doveroso andare a fondo, proprio per assicurare un sistema garantista che fa parte insomma della nostra realtà. Quindi come diceva giustamente Zazzaroni, non possiamo dare una sentenza, non siamo noi a dover sentenziare né da un lato né dall'altro, ma mi sembra opportuno di fronte a una ragazza di 28 anni che comunque denuncia un fatto del genere andare a fondo. Gli anni di distanza te ti fanno... Ma qui non c'è niente da andare a fondo. Ma perché non c'è... Nicola, qui non c'è, mi pare qui che non c'è niente da andare a fondo, è tutto abbastanza chiaro. Ricco, quindi c'è da andare a fondo, e come, a mio avviso. Andare a fondo di che? Cioè, è tutto abbastanza chiaro. C'è una cosa che è stata praticamente quasi ammessa da Cristiano Ronaldo, se dobbiamo seguire le carte che abbiamo letto, ed è stata già chiusa con una transazione. 10 anni dopo, questa roba qui è solo sciacallaggio per guadagnare di più, non c'è altro. Ma che cosa dobbiamo scoprire 10 anni dopo? Io che cosa? Non mi sento, il tipo non di mi rapporto sento, che c'è stato? Non mi sento competente per poter dire quanto una persona abbia bisogno di tempo per elaborare un dolore del genere, sicuramente una violenza del genere. Allora come fa a dire che dopo 9 anni non si può dire? Ci sono vittime, bambini che ne parlano da lutti, di abusi anni da bambini. Scusami, non scusami, io ho detto 9 anni fa, forse. Io non stavo entrando nella testa di quella ragazza lì, io ho detto semplicemente che non bisogna... Nuovamente. Cioè,
Ma da donna è così difficile, già è difficile secondo me. È una donna che è stata in depressione, capisco, non mi sembra che una donna che sta bene. Perché riparlarne? Perché deve essere una cosa devastante. Ma magari per una donna c'è anche la voglia di vendetta per una cosa del genere, aver covato un dolore del genere. Capisco, però deve essere talmente forte che tirarla nuovamente fuori però significa non rivivere ogni passaggio. Non lo possiamo giudicare, non lo possiamo giudicare. Scusami Nicola, posso dire una cosa? Un attimo Sara, sentiamo in collegamento poi c'è Sara Manfuso che ancora una parola. Una sola cosa, mi sembra che la come dire, la considerazione definitiva, secondo me, che si può fare sull'atteggiamento di questa ragazza, che io rispetto, per carità, ognuno vive le cose come lo vuole vivere, anche guadagnarci sopra è pure un diritto, se vogliamo. Noi però possiamo giudicare questa cosa qui. E la considerazione finale la si può fare su quello che lei stessa ha detto. Cioè, lei ha lasciato il lavoro da insegnante che ha per occuparsi a tempo pieno di questa vicenda. Giudicate voi che cosa significa questa roba qua. Cioè, ha lasciato un lavoro per occuparsi a tempo pieno di questa vicenda qui. Vabbè, bisogna sempre vedere dove è uscita questa